Pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter e la pietra. No, è la camera dei segreti. Ragazzi, no, non voglio comprare cose da te. Oggi andiamo a fare lezione di pozioni. Sempre che io ritrovi la camera dei sotterranei. Spero che l'audio non sia troppo alto. Io direi che abbassiamo leggermente. Scusate, abbasso leggermente, ecco, il volume di gioco che secondo me era troppo alto. Io metto fuori questo anche se in realtà l'avevamo già trovato, se non erro. Però delle gelatine più male non fanno, no? Che dite? Ah, mamma mamma mamma, il tappeto non fa nulla per ora e non credo farà mai nulla. Purtroppo non c'è un modo per saltare più veloce in questo gioco e mi dimentico sempre che io posso saltare col tasto destro. Ma ragazzi, l'aula di pozioni dovrebbe essere tipo lì in basso, se non mi sono ricordato male. I sotterranei, esattamente. Andiamo nei sotterranei, questo abbiamo già fatto, ma... Questa porta ai sotterranei. Sì, lo so. Questo l'abbiamo già fatto alla fine del video scorso. Però magari ci sono di nuovo... No, lì ci vuole l'altro incantesimo che non abbiamo. E quindi andiamo a trovare Hermione dei sotterranei. Ora non mi ricordo, sinceramente, da che parte è andata lei. Perché io mi ricordo, avevamo esplorato qua tutto, però non mi ricordo dove era andata Hermione. Hermione, dove eri andata Hermioncina? Oh, Adesso fate eccola qua. attenzione. Oggi cercherete di imparare l'arte di preparare una delle più utili pozioni mai La pozione inventate. La rigeneratrice. pozione Rigi. rigeneratrice. La pozione Potter, ti sei rigi. appena offerto volontario per mostrare al resto della classe come si Come si fa? prepara. Vieni qui immediatamente. Vieni qui immediatamente. La pozione rigeneratrice vi restituirà parte dell'energia perduta. Una sola bottiglia è sufficiente per guarirvi dalle ferite più gravi. Ok, quindi me ne In questa scolo ci sono i una due marea. ingredienti della pozione rigeneratrice: Ah, il ora muco di possiamo usare i vermiculi calderoni. e la corteccia dell'albero rigenerante. Tirali fuori. Posso... No, eh. Posso avadarlo. Ma se io esplorassi... Guarda come si arrabbia. Guarda come si arrabbia che io me ne vado. Faccio un giro per la classe. Cerco Dove qua... stai andando? Torna Da qui e porta a quel... termine la tua lezione. No, no. Ragazzi, c'era... Alohomora! Vieni da qua. Dove stai Ma io andando? volevo... Torna qui e Scusa. porta a termine la tua lezione. Scus, prof. Scus. Scus. Non volevo, Alohomora! non volevo. Bloop, bloop, bloop. Ah, ce l'avevo Adesso già. avvicinati al calderone. Cerca di non caderci dentro. Non Non voglio voglio che che venga venga contaminato. contaminato. Guardate, anche là c'è un baule. Vabbè, lo andremo dopo. Ok, ci Osservate Potter avviciniamo. che aggiunge gli ingredienti nel calderone e mescola. Stai attento, Potter, o Tutti! farai perdere punti Oh! alla tua casa. Ora Allora, Potter ha preparato una pozione rigeneratrice. Per berla basta premere la barra spaziatrice. Beh, sì, Torna io al tuo posto, non la berrò. Potter. E mi devo Gli ricordare di non premere avventurosi tra all'infinito con la voi barra. e i più imbranati avranno sicuramente bisogno di prepararsi una pozione rigeneratrice. Chi? Quindi ci sono calderoni simili a questo sparsi per tutta Hogwarts. Ok. Sono gli unici calderoni in cui è possibile preparare la pozione E si può rigeneratrice. fare solo quella? Anche gli ingredienti, il muco di vermicoli e la radice dell'albero rigenerante, si possono trovare in giro per Come Hogwarts. sei Adesso pixeloso? passiamo alla lezione di oggi. La storia dell'estrazione del Il muco di mucco di mermicoli. vermicoli. Che bello. Ma volevo seguirla, sembrava interessante. Prima di questa lezione ero convinto di sapere tutto quello che volevo conoscere Sì. sul muco di vermicoli. Ma... E avevo ragione. Beh, credo che abbia toccato alcuni aspetti interessanti. Andiamo prima che arrivi Piton. Ma io voglio che arrivi Piton, o no? Vieni da me. Ti squarterò. Cos'è stato? Cosa? Quella voce Cos'è proveniva da laggiù. stato? Andiamo. Ma io no, 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 no. Volevo prendere la cosa. La cosa segreta. Ok, stiamo girando per tutta Hogwarts. Io sinceramente non mi ricordo assolutamente dove sto andando. Attenzione. Ragazzi, i ragni, è pieno di ragni questo castello. Hermione. Oh, la camera dei segreti è stata aperta. Temete, nemici. Oh mio Dio. Cioè, no, quello. Sì, sono d'accordo con Cosa te. sta succedendo?
Ragazzi, cioè, tipo, Malfoy. Temete, nemici dell'erede! La prossima volta tocca a voi mezzo sangue! Ma dovessi guardare... Oh, Albus. Quel gatto è veramente... È stata pietrificata. Ma non coda, sono in grado di dire come. In realtà non l'ha detto così, però che sì. Tutti voi tornaste nei vostri dormitori. Non c'è altro da vedere qui. Tranne... Andiamo, Harry. Silente ha ragione. Non c'è nient'altro da vedere qui. Però... no, ma tranne voi tre. Non era così. In realtà c'è tutti altro da vedere. Tutti a Hogwarts però. Erano turbati dall'attentato a Mrs. Purr e dalle misteriose parole scritte sul muro. Hermione, in particolare, era rimasta molto colpita. Ron e Harry erano sicuri che avesse in mente qualcosa, ma di qualsiasi cosa si trattasse... Non c'è dato saperlo. Dobbiamo raggiungere l'aula di incantesimi, Harry. Ho un'idea. L'aula di incantesimi? Un'idea? Sì, ma io volevo... Dovremmo chiedere al professor Vicious informazioni sulla Camera dei Segreti. Sono convinta che saprà dirci qualcosa. Andiamo! Se non erro... no, hanno sbagliato anche qua. Ragazzi, nel film... Ti chiedo scusa. Sono venuto io addosso a te. Nel film, ragazzi... Sì, ciao Hermione, ma tu corri più veloce di me. Nel film, Hermione lo chiede alla professoressa McGranit. Qui lo chiede... Harry, non possiamo arrivare in ritardo alla lezione di incantesimi. Ah, ma c'è una lezione allora. Arrivo, Hermione! Cioè, potevi aspettarmi, Hermignotto. Scusate. Qui lo chiediamo al professor Vitius. In realtà nel libro vero e proprio, sì, devo andare lì, lo chiediamo, cioè Hermione lo chiede, chi? Se lo sapete fatemelo sapere qua sotto. Vi do 5 secondi di tempo per dirmi la risposta, altrimenti ve la dirò io. Alomora. Mentre prendiamo l'alomora con delle caramelle buone. Alomora. Quindi la risposta è il professore di storia. Storia delle creature magiche, storia della magia, ragazzi. Il professor Fantasma è lui che racconta a tutti quanti la vera storia della Camera dei Segreti. Dopo che è veramente stato un pochettino, diciamo, inizialmente non voleva raccontarla perché lui si attiene solo e soltanto ai fatti. Però Hermione lo convince, comunque bla bla bla, quindi super top. Super super top, stavo per premere barra spaziatrice per errore. Nel mentre io continuo a premere, girare a caso per cercare cose. Oh, temete nemici dell'erede, temete. Io però, guarda Gazza, guarda come si arrabbia, guarda come si arrabbia Gazza, che io vengo qua. Salve, salve signor Gazza, non voglio fare nulla io, Cioè, sono qui soltanto per quello. Sono qui solo per queste. Ecco, non per altro. Ora si arrabbia. Dannazione, Potter! Ti prenderò! Per cosa? Ragazzi. Cioè, guardate qui. Però mi manca la lezione di incantesimi per andare su. Ok, va bene, d'accordo. Ma adesso entriamo nell'aula di incantesimi. Speriamo che la voce di... Benvenuti alla lezione di incantesimi. Oggi impareremo l'incantesimo Scourge. Non esiste? Sì, signorina Granger. Cioè, tipo così. Mi chiedevo se sapesse dirci qualcosa sulla Camera dei Segreti. Come parla Io male? Io mi occupo di incantesimi, signorina Granger. Non di miti e leggende. Di per storia. Per favore, professore, vorremmo tutti saperne qualcosa. Cioè, hanno fatto un mischione. Hanno fatto. I quattro fondatori di Hogwarts furono Godric Grifondoro, Salazar Serpeverde, Tosca Tasso Rosso e Priscilla Corvo Nero. Serpeverde avrebbe voluto ammettere a Hogwarts solo gli studenti nati da maghi. Giusto. Gli altri fondatori si opposero e Serpeverde lasciò la scuola. Ah, li uccise? No, mi dissocio. Sì, signorina Granger? Costruì nel castello una camera segreta di cui gli altri fondatori ignoravano l'esistenza. Con questo un dovrebbe... grande mostro a fare la guardia dall'interno. Questo è una leggenda, però. La leggenda narra che un giorno il vero erede di Serpeverde tornerà per aprire la camera e controllare l'orrore che si cela. E allora Hogwarts sarà liberata da tutti coloro che non sono nati da mai. Ovviamente queste sono solo sciocchezze. Adesso torniamo ad occuparci della realtà magica. Potter, perché non ti avvicini e inizi gli esercizi per imparare l'incantesimo Scourge? Perché sempre io a fare queste cose? Con tanto di... pensavo molto più... Oh, mamma, cos'è sta roba?
Cerca di non pensare a tutte le sciocchezze sulla camera dei segreti. Ok. E concentrati sul simbolo di fronte a te. La bacchetta magica sta per muoversi intorno al simbolo. Nel momento esatto in cui la bacchetta passa sopra le frecce, devi premere il tasto freccia corrispondente. Questo esercizio ha tre livelli. In ciascuno di questi devi riuscire a colpire tutte le frecce. Sono pronto. Prontissimo. Livello. Inizia. Mamma Mao. Ma come? Non l'avevo ancora arrivato lì. Ragazzi, prevedo che sarà molto lunga. Fai un altro tentativo. Molto, molto lunga. Continua così, Harry. Se mai ve lo salto, se ci metterò troppo. Ora è giusto. Non so perché mi ha preso tipo una freccia doppia. Ok, super top. Molto bene, Harry. Sarà tipo la morte. Puoi accedere al prossimo livello, della lezione. 5 punti a Grifondoro. Secondo livello. Oh, mamma Mao. Vabbè, dai. Ma non c'ero ancora arrivato. Non l'avevo ancora premuto. Ragazzi, cioè, giuro, io non ero ancora arrivato lì. Così, ecco. Harry, ce l'hai quasi fatta. Non portare quella parolaccia. Non portare caccola di gargoyle. Molto professore. Bene, Harry. 5 punti? Puoi accedere al prossimo livello della 10? Lezione. 10 punti. Bravo. A Grifondoro. Terzo livello. Oh, mamma, c'è anche sopra. No. Ma non c'ero ancora arrivato. Giuro che non lo stavo ancora premendo. Secondo me è il gioco che, essendo che è per un PC vecchio, lagga e quindi si blocca. Fai un altro tentativo. Ancora. Così, Harry. Ce l'hai quasi fatta. Ma no. Sinistra, destra, su. Ve lo dico, guarda. Sinistra, clic, su. Sinistra, destra, su. Sinistra, destra, su. Sinistra, destra, su. Forse devo dirlo più spesso. 15. Hai completato tutti gli esercizi necessari. 20, anzi. 15 punti a Grifondoro. Vabbè. Molto bene, tanto Potter. Di cappello. Sei riuscito a imparare l'incantesimo Scourge. Scourge. Ora è giunto il momento di mettere alla prova le tue nuove conoscenze nella sfida Scourge. Che poi, ragazzi, andremo a rifare in live nel caso qualcuno di voi vedrà che ho saltato qualcosa. Per superarla, devi recuperare la stella del completamento, che si trova parecchi piani sotto di voi. Cerca di finire il più in fretta possibile. Va bene. Se il tempo arriva a zero prima che tu sia riuscito a ottenere la stella del completamento, perdi la sfida. Lungo il percorso troverai le stelle della sfida. Le stelle della sfida. Raccogliendole aumenterai il tempo a tua disposizione e incrementerai il punteggio. Sì. Ti consiglio di non lasciartene sfuggire nessuno. I segreti. Cerca di prendere la stella del completamento risparmiando il maggior numero possibile di secondi. Più alto risulterà il tuo punteggio al termine della sfida, maggiori saranno i punti che assegnerò alla tua casa. Va bene. Ragazzi, quindi cominciamo a perdere un po' di tempo qui, prendendo le caramelle che mi servono giustamente verso questi carini armaturini. Io continuo a... Ok, soltanto due volte. Ok, questa me l'hai data una sola. L'ectoplasma è una sgradevole sostanza verdastra. Verdastro. Che alcuni fantasmi lasciano dietro di sé. In certi luoghi bloccherà gli ingressi. Sì, va bene. Puoi lasciare l'incantesimo Scourge. Non posso saltarlo, però. Puoi Forse lanciare... con spazio. No, ok, con invio. Ok, possiamo saltare perché. Scourge! Perché qua, insomma. Ok, qua niente. Possiamo andare avanti. Qua sotto niente. Qua niente. Qui però mi puzza di segreto. Mi puzza di segreto. No. Ok, qua niente. Andiamo, che qua bisogna fare in fretta, che qua perdiamo i punti, perdiamo qua nulla, Scourge! Però prima io vado di qua, flippendiamo. Qua non mi sembra ci sia nulla di entusiasmante, anche se qua sotto, però mi sembra no, ok, niente. Possiamo andare avanti e essere felicissimi di questa fantastica avventura. Qua flippendiamo tutto. Puoi lanciare l'incantesimo Scourge, anche per liberare gli oggetti in trappola.
dati dall'ictoplasma. E ovviamente devo scurgiare di qua, scurgiare di qua e buttare giù. Lido? Ha detto Lido? Ha detto Lido, ha detto. Non è ancora buttato giù. Ah, ma andiamo a essere dentro, butta giù. Qui non c'è... Ah, ragazzi! Livendo! C'è, davvero? Oh, ok. Qui non mi sembra ci sia nulla. Qui sotto... Oddio. Io scendo qua. Tanto si può risalire che secondo me qua sotto... Allora. Ragazzi, cioè... Ma per chi mi avete preso? Ma per chi mi avete preso? Un segreto di quelli belli. Cioè, sono... Veramente, veramente... Non è le figurine quelle super fighe, però... Cioè, ma perché mi avevate... Oddio, stavo premendo... Ma io stavo premendo lo spazio per correre. Non devo premere lo spazio. Che se premo lo spazio... Quello che succede... Ok, a parte il fatto che non so saltare. Però se premo spazio succede che mi prende la... Ragazzi? No, aspettate. Tra l'altro non so se c'è l'auto jump... Ma, ragazzi! No. Allora, vediamo un po' innanzitutto. Nelle impostazioni qua, dovrebbe esserci la possibilità di mettere il salto automatico. Ecco. Ora, in teoria... Ecco. Perché sennò altrimenti... Cioè, veramente... E ectoplasma, che poi fa schifo. Vieni qua. Maledetta cosa. Qui salviamo. Ok, mamma. Consuma parte della tua energia, Harry. Sì, sì. A lungo rimani a contatto con questa sostanza, scurge. Tua energia per... C'è anche un... Ectu sembra. Ecco, c'è veramente un sacco di roba. No! Scurge. Mi ha evitato. Questo è una... No, quelli non dovrebbero essere figurine, questi qua belli. Niente, eh. Scurge. Questo va via. Qua non c'è niente, perché secondo me in questa stanza ci potrebbe essere di tutto. E a parte questo. Salve. Mi dà altre gelatine, grazie mille. Qui non posso fare nulla, ok, direi che posso andare di là. No, non c'è prova. Cioè, non c'è prova per niente proprio. Qui niente, questo me la prendo io. Ehi mamma mao. No. Che cavolo. Cioè, non c'è prova perché proprio... Si può anche spostare perché se ti tocco secondo me mi faccio la bua, Ripendo. Oh, c'è un altro qua, che cavolo, quanti sono? Ragazzi, ma sono troppi veramente. Cioè, che cavolo, ma stiamo scherzando? Qui prendiamo qua, niente di tutto ciò. E andiamo avanti, ragazzi. Mamma. Oh no, Pix. Per chi non ha letto i libri, non sa chi è. Quel pivellino brutto e brufoloso di Potty Potter. È sempre un piacere insultarti. Come l'hanno fatto male? Scurge. Vabbè, il duello contro Pix. Scurge. Scurgiami sta fare. Scurgiami tutto, scusami tutto. Scurge. Scusami questo, bello. Scusami questo. Cioè, ma per chi mi hai preso? Per un pivello? Per un pivello mi hai preso Pix? Cioè, dai. Scurge. Io scurgio da qui. Scurge. No, non posso scurgiarlo. Scurge. Ah, posso scurgiarlo. Cosa che poi potrei fare dopo, in realtà. Però, sono più figo facendolo adesso. Ecco, super top. Mamma. Ok, Oil dell'Alomora. Oh, salve. Non so se però devo tornare indietro per prenderlo. Oh, meno male che sono tornato indietro. Meno male che sono tornato indietro perché non ero sicuro dovessi tornare indietro, ma pensavo che fosse nella stanza dopo. E invece, mamma. Ci becchiamo anche questa stanza. Ma non potevo tornare indietro da lì? No. Ok, torniamo indietro di qua, ragazzi. Super top, super super top. Tra l'altro non sono sicuro di aver effettivamente consumato tutta l'energia, cioè tutte le pozioni rigeneranti, perché io premo spazio a caso perché sono furbo. E quindi Livendo. Potrei averlo per errore mangiate tutte, cioè bevute tutte. No. Ma che cattiveria. Sotto qui c'è della roba. Devo arrivarci. Devo arrivarci. Lumos. Ok.
che non ho preso Lumos. Lumos che non ho avuto successo. Ok, con il Lumos io vedo che effettivamente lì c'è un passaggio segreto, ragazzi. E già che ci sono, riprendiamo questa che mi sembra che abbia voglia di darmi un po' di belle cosucce buone. Ah, ok. Il Lumos sta quasi per finire l'effetto, ma io l'ho già visto il passaggio, quindi sono a posto. Oh, salve, signor passaggio. Non so se sia un passaggio segreto oppure se sia normale. No, è il sotto di quel posto. Sto lì, che mi mette una... della corteccia! Della corteccia di Barbabietola! Ah, ho capito! Non era un segreto, purtroppo, ma era normale doverlo fare. Peccato, cioè, oddio, non ne sono sicuro. Potrebbe anche essere un semi-segreto. Non lo so, lo scopriamo solo mangiando l'ectoplasma. Abbassiamo anche questo per poter andare avanti. Per poter andare avanti, però io tornerei indietro. Perché non sono sicuro che poi posso effettivamente... No, devo andare avanti. Per poter tornare indietro devo andare avanti. Ok, va bene, non c'è possibilità di tornare indietro di lì. Perché pensavo che magari, non so, tornando di là poi non si poteva più tornare indietro. Oh, mi mette ansia, Pix. Pix, non mi mette ansia. Che cavolo. Oh, figurina. Ma io voglio le figurine quelle più belle, non voglio queste. Io quelle fighe super top voglio, quelle... Oh, non c'è provare, stupido granchietto qua, che... Oh, granchio, fatti i granchi tuoi. Sono dove ero prima? Ah, ok, sono tornato dove ero prima, perfetto. E quindi, ragazzi, posso prendere questa stellina. Ah, è dove ero prima, che prima però si era chiuso. Questa è in bella vista così. Dov'è la fregatura? Un'altra figurina, ragazzi. Perché stavolta l'hai presa così? Perché sei fi... Doppia vita, è vero? Perché dopo un tot di figurine, ragazzi, si raddoppiano le cose. Mamma mia, abbiamo il doppio della vita, ragazzi. Basta, non possiamo più morire. Detto fatto, morì 5 secondi dopo. Vieni qua. Chi è questo? Perché sono super top? Oh, cosa sta ansia? C'è una lumaca qua. Secondo me... questa lumaca... non è messa lì. Pensa al simbolo di una lumaca. Se io vedo il simbolo di una lumaca... in automatico penso... ci metto la lumaca. Ho ripremuto il tasto della pozione rigenerante. Secondo me non ce n'ho più, Non ce n'ho veramente... Oh, quella è quella bella. Secondo me c'ho davvero... Livello. Zero pozioni rigeneranti, me le sono bevute tutte senza saperlo. Lì aspetto. Ah, di qua non ci posso ancora andare, però... Ah, però c'è quella cosa lì, ok, che mi... Vabbè, non è che sia un segreto. Livello. Veramente. Però magari posso... Se cadesse per terra... Beh, Link, ma cauto per te, ragazzi. Cioè, veramente, ma questo non l'ho preso prima. Comunque, sono sceso di qua. E ora, ciao, lumachina. Scurgiamo tutto. Ah, lumachina, venga un po' qua. Vengi un po' di qui, vengi con me. Vengi, lumachi. Vadi giù di lì, che è il suo habitat naturale. Qui non è che posso scendere. Io ci scenderei qua sotto dopo, perché secondo me c'è qualcosa lì sotto da fare. C'è un coso lì, vedo. Ah, scusa, lumachina, ti ho fatto far bua. Ok, ora qui scendo di qua. E quindi c'è la stellina. Non ci vado ancora perché ho paura. Io non vorrei che scendendo giù di qua... c'è qualcosa giù di qua. Ok, sì, c'è qualcosa probabilmente solo perché sei caduto. È tipo un... ehi, cretino, sei caduto. Passa di qua. Sì, probabilmente è soltanto un... ehi, cretino, sei caduto, passa di qua. Sono quasi sicuro di questa cosa. Vediamo. Confermiamo. Non mi sembra di vedere passaggi segreti. No. È soltanto un... ehi, cretino, sei caduto, passa di qua. Ok. Bene. Alomoriamo questa cosa qui che mi dà delle bellissime gelatinose. Delle bellissime gelatinose, nient'altro. Andiamo giù di qua sperando di non dimenticarsi di niente. Lumos. Lumos.
humus, eh. Un bel humus. Un bel humus, io nel dubbio. Però no, eh. Ci ho provato, ragazzi, non si sa mai. Bisogna sempre provare queste cose. Però una bella alomora qui ce l'ha. L'ho già detto, non me l'hai presa, maledetta. Ecco, una bella alomorina. Mamma mia, oh, doppia alomora, ragazzi, per noi. Tripla alomora per noi, ragazzi. Cioè, veramente, mamma mia. Oh. C'è cosa di tipo impossibile che la rumora funzioni. No, bene. No, quello è un folletto della Cornovaglia. Oh, che carino. Si tratta di creature fastidiose e moleste. Se verranno a contatto con te, ti morderanno. Quindi strano, cerca di starne alla larga. Qualunque cosa. L'incantesimo Rictus Empra ti permetterà di stordirli. Non era flipendo? Salve! Rictus Empra! Ecco, maledetto. Dov'è l'altro? Ce n'erano due, ne ho visti due, ne ho visti, ragazzi. E poi ho detto quelli, non quello. No, era uno solo. Ok, va bene. Alomora. Alomorizziamo questo. Salve. Oh, salve. Tutto qui? Tutto qui, ragazzi? Mi aspettavo qualcosa di più. Alomora. Però... ah, volevo richiuderlo. Ok, ragazzi. Allora, qui... io direi che mi metto qua sopra e sblocco. Scusi. L'ascensore. Mamma Mao, super top. Scusi. No, ma che stiamo scherzando? Ma che stiamo scherzando? Che stiamo scherzando, ragazzi? Cioè, Alomora qui. Alomora di nuovo qui. Ancio prova, bello. Ah, bello. Cioè, ragnetto. Che cavolo, vieni qua, tanto questa non mi serve nulla, mi dà la cosa blu. Attenzione però, mi sembra tanto che quelli siano dei posti per lasciare quei cosi. Io, per non sapere né scrivere né leggere, né leggere né scrivere né altro, vediamo se è vero. Potrei anche star perdendo del tempo, eh. Però secondo me potrebbero... no, non c'è il simbolo del ragno. C'è del... è buio, non vedevo, non c'era il simbolo del... ok, no, l'ho soltanto perso del tempo. Va bene, d'accordo. Salve, te mi sembravi tanto un segreto, invece no. Scurge! Questo potrei sbagliare? No, ok. Lo sapevo che si muoveva. Lo sapevo troppo. Ok. Wow! Ok, mi sono perso, non so dove devo andare. Scurge! No, stiamo scherzando. Stiamo scherzando. No, ragazzi. Cioè, no, 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 no. Livendo. No, livendo. Livendo. E non sarà l'ultima volta che cade. Cioè, cadrò ancora un bel po', cadrò, perché io non sono in grado di fare queste sfide fatte così. Sarà molto divertente, ragazzi. Vi divertirete un sacco con me. Oh, quanto divertimento ci sarà. Non mi ricordo neanche di cosa che ho fatto, cosa che non ho fatto. Ah, qui, vabbè, ci andiamo. Ci vado subito lì, dai. Così poi non ci vado dopo. Sperando che cada a questo punto. Sì, cade di nuovo. Ok, me l'hai data. Perfetto, saliamo di qua. Saliamo di qua. E sbrighiamoci a tornare di qua stavolta. Te vai via. No, te non vai via, devi andare giù di qua. Devi andare. Livendo. Devi andare giù di qui. Livendo. Sì, però vacci per favore, che c'è già. Siamo qua, è mezz'ora. Livendo. È mezz'ora che siamo qui, ragazzi. Mamma mia, ok, guarda giù. Rictus. Vieni sempre qua, Rictus sempre. Ve l'avevo promesso, però. Ve l'avevo promesso che era un video più lungo. Perché, perché settimana scorsa non sono riuscito a portarlo. Quindi eccoci qua. Che vi facciamo un bel video. Livendo. Lunghissimo, dove ci sono io che non so assolutamente fare le cose. È saltato con anche l'inquadratura automatica. Ok, ci mettiamo questo, ci prendiamo questa. E ci sbrighiamo assolutamente a morire come dei pazzi. Ok, vediamo un po' qua, non c'era niente se non mi ricordo male. Ci becchiamo questo. Di nuovo questo, quello tre volte. Mi prendo questi, Alomora 1, Alomora 2, Alomora 3. Oddio, in realtà io sì, lo so, l'abbiamo già visti.
C'era ancora della roba da fare qua. Che cavolo. Vai via, fantasma, non passare in mezzo. Allora, ragazzi, in realtà. Io sto parlando, sto dicendo le cose, però non so se magari in realtà l'ho saltata questa parte, perché ora bisogna vedere. No! Ragazzi, mi sembrava prima che ci fosse qualcosa di strano. E questo incantesimo non l'avevo sfruttato. Meno male che sono morto, perché? Perché ragazzi c'è un altro passaggio con un'altra stellina. Ora ci siamo. Ah, ecco, mi sembravano infatti, vedete queste linee qua sotto? Mi sembravano di passaggio di un Lumos. Però ho detto boh, non ci ho fatto troppo caso, ho detto boh, magari mi sbaglierò io. Vai, vai via, andate via, andate via. Andate via, ragnacci. No, però aspetta. Ah, sì, sì, qua sopra. Perché non ho fatto questa parte qua. Che però in realtà potrebbe anche essere, quindi mi mancava qualche gemmozza, è uguale. Ok. 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 Flipendo. No, no, devo tornare indietro. Porca di quella paletta, devo tornare indietro. Porca, cosa si fa per una... Ah, vabbè, ok, per questo si può fare. Ok, ok, sì, si può fare. Si può fare. Se fosse stato per soltanto delle gelatine, col cavolo, eh. Ora riproviamo. Ecco qua ragazzi. Qua ragazzi la vedo malissimo. Ok. Ragazzi, voglio un salvataggio. Voglio un punto di salvataggio. Ragazzi, voglio un punto di salvataggio assolutamente. Qui, ora, subito. Qui c'è di nuovo uno di questi cosi qua chiari, vedete? Ciao. Però in realtà è tutto ovunque questo coso qua, mi sono sbagliato in realtà. Ho detto una cavolata prima. Allora, qua devo buttarci dentro i granchi probabilmente per lanciarli di là. E fin qui, ok, questo lo becchiamo qui. Ok, d'accordo. La stellina, come la prendo la stellina? Non si sa. Lo scopriremo solo vivendo. Passando di là a sinistra, ok, a sinistra. Qui non c'è nulla, quindi dammi le mie gelatine che ce n'ho poche. Questo passaggio mi sembrava un passaggio, in realtà non è un passaggio, ok. D'accordo, quanto è stretto questo corridoio senza nessun posto strano. Mi sembra un po' strano che non ci sia nulla di strano in questo castello pieno di cose matte. Chi sono i nanetti? I nanetti, eccoli qua. Allora, pensiamo prima a questi. Voi state laggiù, ragazzini miei, state laggiù in fondo, che non andate mai a nessuno. Soprattutto non a me, che io devo prendere le mie gelatine. Tanto voi non mangiate in realtà le gelatine, quindi siete ancora lì. Ok, perfetto. Meno male che l'intelligenza artificiale di questo posto non è supersonica. Di questo gioco, per il posto, quelli sono ancora lì. Poi c'è una stellina da prendere là, Gilderoy Unlock. Ok. No. Ok. Ok, per fortuna che... Sì, allora, tu prendo questo, voglio prenderlo. Oh no, soffitti là dietro. E come lo prendo là dietro? Volevo buttare nella tana. E devo aspettare che torni. No? Non vieni qui a prendermi le mie gelatine? Gelatine? No, Va bene. E volevo buttare qua dentro, che se lo butti dentro ti danno delle gelatine. Però niente, sono rimasti lì. Purtroppo è un po' buggato. Mi prendo la stellina qui. Facciamo un bello scurgino qua. E buttiamo giù di qui giotto questo qua. Con un sì, lo stavo spingendo. Quelli sono ancora lì. Paralizzati per sempre. Buttiamo giù. Sì, sì, paralizzati per sempre. Ah, eccola lì l'altra stellina. Come la tiro giù? Ora ci siamo. Mi sembrava strano che potessi metterci tipo dei ragnetti, dei granchietti, eccetera. Però non si sa mai. Ogni tanto c'è questo.
assurdo che credo sia un bug del gioco che non va bene, non va bene ragazzi. Ma ragazzi, eccoci qua, andiamo a prenderci quest'altra stellina che è la stellina numero 9 su 10. Speriamo di averle prese tutte. Speriamo. A questo punto vai, fatti le stelline tue. Speriamo di non averne saltate neanche una. Anche se secondo me ce n'è una più difficile che non abbiamo preso, Ecco, Lumos. Attenzione, qua c'è un Lumos. Qua c'è un Lumos. Io andrei velocemente indietro a vedere se ci fosse un qualcosa. Beh, più indietro di qui non ha senso. Ok, più indietro di così non ha senso, quindi sarà più avanti questo. Lumachina. Lumos. Ah, ok, per questo. Che cosa è successo? Ok, ora? E ora che sono qui? Ah, Lumora. Eccola qui, la decima stellina, ragazzi. La decima stellina. Che ci dà accesso anche ad altre quattro. Ok. E arriviamo direttamente nella stanza finale. Però mi puzza sta cosa. Ora mi faccio malissimo. Mi puzza, vedete ragazzi, mi puzza perché non ho preso questa. Non ho preso Pix. Non ho preso Pix. Maledetto. Maledetto. Maledetto Pix. Maledetto Pix. Oh, dammi Pix. No, ecco, è scappato. Tornerà, non tornerà? Non lo so se tornerà o non tornerà. Quella non mi fa fare nulla. E quindi, ragazzi, direi che ora possiamo. Molto bene, Potter. Hai completato la sfida, Scourge. Con 10 stelline su 10. Il tempo risparmiato diventa il tuo record personale. E 2 vite ora, eh. Abbiamo 2 vite. Super top. Dammi dei punti, tipo 1000 punti, dammi. I miei punti dove sono? Ma non dovevi darmi dei punti della casa? I punti? Fra poco avrà inizio la cerimonia settimanale dei punti delle case. No. No, 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 no. Devo fare altre cose con i punti delle case. Questo? Questo mi sa che l'avevo già fatto. Ah, ok, un punto dove posso fare una pozione. Ora, adesso, ragazzi, con la cerimonia delle case, se sono primo, posso effettivamente andare a... Non mi ricordo dove, di là. Posso andare a raccogliere altre gelatine. Però, e dico però, c'era una cosa, vedi qua non c'è voglia di andarci, c'era una cosa da fare prima di fare quella cosa lì, tipo per avere più punti delle case. Ah vabbè, fare altri, non mi ricordo dove è la cerimonia, di qua? No, questa è la sfida, sono vicino alla sfida. Sono vicino alla sfida Rictus Sempra. Dov'era? Forse stavo su Ron, che è qua, eccolo qua, non l'avevo visto. Però io non lo seguo Ron perché voglio andare di qua. Perché da qualche parte c'era Scourge da usare. Però mi sa che era il piano di sopra, mi sembra. Oh, che potenza. Io spero. Spero vivacemente. Dove cavolo sei finito, Ron? Spero vivacemente che mi bastino i miei puntozzi. Per. E. No, sembrava. Per raggiungere il massimo, per raggiungere il primo posto. Ragazzi, mi sono perso, ho perso Ron. Ron non mi aspetta. Ah no, io ero qua. Ero qua, Ron è andato di qua. E poi... Ragazzi? Perché io non ho seguito Ron? Perché posso seguire Ron? Cioè, perché non mi faccio affari miei? Di sicuro non di certo qua. Perché no, Ron è andato di qua. Non me lo ricordo assolutamente dove è la cerimonia. Ah, eccola qua la cerimonia, ok. Ok, lì la cerimonia. Beh, però ora, ragazzi, c'ho Scourge. Cavolo, c'è anche l'altro incantesimo. Ho ripremuto il tasto per la pozione rigenerante. Secondo me non ce l'ho più. Vediamo un po'. No, ce l'ho due, ok. Se ho la vita piena non fa. Un saluto a tutti. Sembra okay, che sia giunto per il ora, momento. Per ora sono ancora al primo posto. Per ora. Dei punti. Speriamo. Delle case. Speriamo. Vediamo quale casa okay. Si trova in vantaggio questa settimana. Ok, anche perché ho rifatto due volte la sfida, quindi speriamo.
Sembra che Grifondoro sia in vantaggio. Ah, ok. Harry, quindi te lo dice prima. Ok, quindi posso entrare. Prima di entrare, posso guardare da fuori. Ok, perfetto, perfetto. Sì, sì, ci vado, ora c'è anche Scourge. Ragazzi, siamo pronti alla ricompensa per poi concludere questo video fantasticamente lungo. Oh, ma insomma, col tempo di pensare. Mi sono già. Che cavolo, mi sono già abbassato ai livelli. Dammi tutte le gelatine, bello. Forse dovevo passare di là. Questa è la parte più... No, perché ho saltato? In realtà questo Alohomora non ha molto senso, perché non dovevo saltare giù di qua, dovevo stare su e poi dopo andare di qua. Perché ora sono di sotto e da sotto qua non posso più tornare su. C'è tutto il giro lungo su da fare. Come sono stato sciocco. Però entriamo subito di qua, che ci fa ritornare su. Oh, eccolo qua. Siamo scusi di qua. Ecco, ora ci siamo. Vedi, faccio prima queste parti su. Ok, poi torniamo di là. E qua purtroppo devo saltare questo pezzettino qua che ho già fatto prima. Però ora scurgiamo anche qua. Così entriamo di là e usciamo di qua. Anzi, no, perché lì non... Vabbè, è uguale. Se salgo di qua o salgo di là è uguale. Credo. Ok, no, ho perso un po'. Porca paletta! Harry, però voglio indagare sulla scena del delitto. Beh, ci può stare. Di solito Gazza fa la guardia al corridoio dove la sua gatta è stata pietrificata. Ma adesso non c'è. È la nostra grande occasione. Va bene. Ma questo lo faremo. No. Pensate veramente che esista una camera dei segreti? Io credo alla storia di Pizius, anche se non ci crede nemmeno lui. E poi nemmeno Silente è riuscito a curare Mrs. Poor. Chiunque sia responsabile dell'attentato potrebbe non essere... umano! Eccoci sulla scena del delitto. Tanto vale dare un'occhiata in giro, già che siamo qui e che Gazza non c'è. Vi ricordate tutta l'acqua che c'era sul pavimento? Da dove era arrivata? Chissà. Da lì dentro, andiamo a controllare. Ma non c'è una porta. Posso entrare. È il bagno delle ragazze. Oh, Harry invece... Non c'è mai nessuno lì dentro. Se ne frega proprio. Questo è il bagno di Mirtilla Malcontenta. Chi è Mirtilla Malcontenta? Ha infestato uno dei bagni. È tutto l'anno che è fuori uso, perché lei non fa altro che avere crisi di nervi e allaga tutto. Non può. Vorrei che la gente la smettesse di parlarmi alle spalle. Perché chi così? Chi può essere l'erede di Serpeverde? Chi vuole spaventare tutti i figli della gente comune fino a costringerli a lasciare Hogwarts? Draco Malfoy. Hai sentito che ha chiamato Hermione mezzo sangue? Ma come facciamo a provare che è proprio lui? Con una pozione. Dobbiamo introdurci nella sala di ritrovo di Serpeverde e fare a Malfoy qualche domanda. Com'è poligonale? Senza che lui sappia che siamo noi. Chissà come facciamo. Ma non è possibile. Basterebbe un po' di pozione polisucco. È una pozione che ti trasforma in un'altra persona. Potremmo trasformare Harry in un Serpeverde. Nessuno sarebbe in grado di riconoscerlo. Temo che due degli ingredienti non saranno facili da reperire. La polvere di corno di bicorno e la pelle tritata di girilà. Harry, dovrai riuscire a trovare questo ingrediente. Io l'hai fatto te, l'hai fatto. Hai idea di dove potrei trovarli? Cicatrice. Nel ripostiglio di Piton c'è sicuramente qualche corno di bicorno. Ho qualche dubbio sulla pelle tritata di girilacco. Dovrò controllare in biblioteca. Strano, fantastico, in biblioteca. Corridoi pieni di sostanze appiccicose. Davvero divertente. C'era un baule però, ragazzi. Ma ragazzi, allora... No, innanzitutto no. Proprio 00 carbonella. Non ci vado di certo adesso. No, lì c'è da fare il saltino. Ma ragazzi, direi che per oggi ci fermiamo qua. Quanto è durato questo video? 44 minuti, ragazzi. 44 minuti di pura follia. Follia piena di Alohomora, di Scourge, di ectoplasma, di... Vieni qua. E di chissà quali altre schifezze. Ragazzi, mentre io mi dire... Secondo voi di qua si va al punto, a un punto di salvataggio? No, vabbè, non ci provo nemmeno. Ragazzi, mentre io vado al punto di salvataggio, vi volevo dire che ci vediamo alla prossima puntata di Potter. Chissà se Pix conosce l'identità dell'erede. Chissà. Chissà, in effetti chissà. Vabbè, mentre io sbaglio strada. Ci vediamo alla prossima puntata di Potter e la pietra... Ce la posso fare? Harry Potter e la Camera dei Segreti,
Mi raccomando di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo fantastico avventura. Ci vediamo domenica prossima con la prossima avventura. Spero tanto di riuscire a portarvela, di non saltare anche questa volta, ma ragazzi non vi preoccupate, farò di tutto per non farlo, a costo di farla in live, a costo di farla in qualche altro modo. Purtroppo i live sono un attimo interrotte, ma torneranno presto. No, non voglio niente, non voglio assolutamente nulla, voglio soltanto che mi salvi il gioco. Ma, per oggi è tutto. Che altro dire? Fatto il misgatto. Se anche tu, come me, non puoi più vedere dei poveri ippogrifi incatenati, se anche tu, come me, non riesci più a sopportare il maltrattamento degli elfi domestici, allora iscriviti al canale del Pixel Matto. Potrai trovare ricette, gameplay, notizie potteriane e molto altro ancora. Cosa aspetti? Iscriviti e attiva la campanella per non perdere nessun video. Il fantastico mondo di Harry Potter ti aspetta!